Bene, mi rendo conto che parlando per ultima sto approfittando della vostra generosità e della vostra attenzione. Questo però l'avevo previsto e quindi avevo preparato un intervento a fisarmonica, ora la fisarmonica la chiudo, anche perché sono di fronte a dei colleghi che sanno certamente affrontare una traccia come quella che andiamo ad offrire con la traccia numero 3. Mi preme però ragionare con voi su alcuni aspetti che forse diamo per scontati, ma che è bene richiamare alla mente, perché sono dei punti sui quali io credo non si possa transigere nell'andare a ragionare su un fenomeno che da tempo, il fenomeno migratorio, è un fenomeno, dicevo, all'attenzione degli studiosi di didattica della storia. E allora io credo che i nodi siano già tutti indicati con chiarezza nel titolo, vale a dire c'è un problema di informazione e disinformazione. C'è un problema, che è quello che era già stato richiamato dal Presidente Boeti, di accoglienza o respingimento, c'è un problema di emergenza e lungo periodo. E coloro che si occupano scientificamente dei fenomeni migratori, compresi i fenomeni del presente, ritengono che, come ben sapete, non si tratti di un fenomeno da studiare con le lenti dell'emergenza, ma si tratti di un fenomeno da studiare sul lungo periodo. La varietà di culture che tutti abbiamo sotto gli occhi è stata gradualmente assorbita dalla diffusa informazione, che spesso si è trasformata in disinformazione. Ad esempio rispetto ai numeri. I numeri spesso sono stati confusi, i numeri spesso che vengono indicati sono sbagliati, i numeri spesso, molto spesso, vengono fatti lievitare. Così come i termini, anche i termini vengono confusi. Soltanto, se pensiamo soltanto al maggio-giugno scorso, lì ad esempio non era ancora chiara, come lo è ora, la differenza tra un migrante economico e un rifugiato, o meglio un richiedente asilo. La differenza, come sapete, è grossa, perché chi arriva sulle nostre coste come richiedente asilo di solito ha il progetto preciso di rimettersi in viaggio verso altre terre d'Europa, di solito per raggiungere dei parenti, dei conoscenti, degli amici, e sono proprio queste persone che spesso gli hanno ispirato il cammino. Con riferimento al primo termine che viene indicato dalla traccia, muri, anche qui il cambiamento che è avvenuto dal giugno all'ottobre, cioè dal tempo in cui è stata stesa questa traccia ad oggi, anche qui il quadro è molto cambiato. Io ricordo che in una riunione di redazione della rivista del nostro istituto, quindi con gli altri redattori che sono persone informate, che, trattandosi quaderno di storia contemporanea, ricordo che quando dissi che prima della decisione dell'Ungheria di costruire un muro, c'era già stata nel 2013 la decisione e la costruzione di un muro in Bulgaria al confine con la Turchia, i miei colleghi mi guardavano irridenti, pensando che io avessi confuso, finiscono tutte e due in IA, che avessi confuso Bulgaria e Ungheria. Voglio dire, anche qui la chiarezza è molto poca. Soltanto ora si inizia a sapere che sì, effettivamente nel 2013 la Bulgaria ha costruito questo muro al confine con la Turchia lungo 160 chilometri, soltanto 15 in meno di quello dell'Ungheria. Ora di muri si parla. Con riferimento al secondo termine, ponti, è una parola che viene usata da molti, ma certamente non ci può non venire in mente quella frase che è stata detta così in modo semplice, però davanti a 90.000 scout, e che è: in questa società dove c'è l'abitudine di fare muri, voi per favore fate ponti. Questa frase è stata rivolta dal Papa appunto il 13 giugno scorso ai 90.000 scout che erano giunti a Roma per festeggiarlo. C'è un articolo di Ilvo Diamanti del 29 dicembre 2014 sulla Repubblica che titola così: Partiti, istituzioni, Europa, cittadini sempre più soli, il Papa unica speranza. E nel corso dell'articolo
Ilvo Diamanti cita un'indagine secondo la quale 9 italiani su 10 hanno fiducia nella figura del Papa. Ora, Roberta Ricucci ha osservato in un bel libro che non trovate in bibliografia e colgo l'occasione per citarvelo ora. Roberta Ricucci è edito da una casa editrice torinese, la SEB 27, e si intitola Cittadini senza cittadinanza. Bene, Roberta Ricucci osservava: in fondo ci si affida a un immigrato, a un figlio di piemontesi che per il benessere è deciso di salpare per l'Argentina, e allora non ci viene da pensare che questo, che emblematicamente Papa Bergoglio racchiude nella sua biografia alcuni degli elementi topici per chi vuole affrontare questa traccia di ricerca. Ora però quello che rimane da indagare, e quello che da indagare proprio che ci sta a cuore, perché possa venir fatto un lavoro con i ragazzi e le ragazze nelle classi, è questo. Cioè, perché nel discorso pubblico, quando si ragiona di migrazioni, la storia e la memoria raramente vengono chiamate in causa. Sono la prima una disciplina, l'altra una risorsa di cui non ci si avvale. Le azioni sono le azioni e le considerazioni sono spesso delle considerazioni viscerali più che delle considerazioni intellettuali. E anche prima, quando il Presidente ricordava la foto del bambino di 3 anni sulla spiaggia vicino a Bodrum, ecco, sì, quell'immagine effettivamente ha scosso l'opinione pubblica. È come se con quell'immagine tutto si fosse molto accelerato. Non richiamo le altre foto dei tempi passati perché sono già state richiamate, ma anche Budapest, no? L'invasione a Budapest, ma anche quella immagine della scultura fatta per il bambino morto dove i bambini palestinesi a Gaza portano i fiori, no? Questa gigantesca scultura di sabbia sulla spiaggia di Gaza, sempre pubblicata su Repubblica. Allora il potere evocativo delle immagini è in grado di svolgere un'azione molto forte sulla pubblica opinione. E vale la pena di ricordare che in fondo Guy Debord tutta una serie di cose l'aveva già intuite con la società dello spettacolo, quando la realtà sorge nello spettacolo. È come se lo spettacolo, scusatemi, però così è, di quel bambino morto avesse fatto esplodere la realtà. E allora lo spettacolo diventa reale, che prima forse ci si può distrarre e guardare altrove. E, volendo ragionare storicamente, le reazioni viscerali degli italiani, in questo caso, potevano avere una qualche comprensibilità negli anni 80 del Novecento, quando l'opinione pubblica prendeva atto della realtà che aveva trasformato l'Italia da un paese di emigranti interni ed internazionali a terra di approdo dei poveri del mondo. Il disorientamento degli italiani poteva essere dovuto al fatto che da paese di emigranti, quale fu, e aveva ormai dimenticato di essere stato, era improvvisamente diventato una meta di immigranti. Furono quelli tempi in cui il governo emanò la legge del guardasigilli Claudio Martelli, poi seguì la Turco Napolitano e poi la Bossi Fini. La seconda ondata migratoria in Italia, come noto, quella degli anni 90, con i primi sbarchi degli albanesi, 7 marzo del 91, e poi nel porto di Brindisi, quella del 91, del 7 marzo, poi sono seguite altri sbarchi nel porto di Bari, in quello di Otranto, e poi di nuovo un'altra ondata migratoria sempre albanese nel 1997. Quelli erano degli immigrati economici che hanno deciso di stabilirsi qui in modo permanente, facendo dell'Italia un paese di accoglienza oltre che di transito. Le reazioni alle quali assistiamo oggi sono delle reazioni che, seppure il quadro è radicalmente mutato, come indicavo prima, mostra una società che non è ancora preparata. Basti pensare alla confusione dei termini utilizzati. E questa volta non parlo di quotidiani, ma parlo addirittura
di una rivista, che è una bellissima rivista all'Internazionale, in cui una giornalista fa autocritica. Ve lo leggo, perché se l'Internazionale, che ha un'attenzione specifica molto forte a questi temi, ammette di fare confusione, vuol dire che la situazione altrove è davvero grave. È Giulia Zoli che scrive: a volte li chiamiamo migranti, altre volte immigrati. Nello scorso numero, per errore, abbiamo fatto un miscuglio e li abbiamo chiamati due volte immigranti. Non è sbagliato, ma che confusione. Meglio restare fedeli ai termini che abbiamo sempre usato. Il migrante è una persona che sta migrando, è in transito, ha lasciato il suo paese d'origine e non ha ancora raggiunto una destinazione. Invece l'immigrato ha completato la migrazione. Dopo aver lasciato il suo paese si è trasferito altrove, temporaneamente o stabilmente. A volte, anche se vive e lavora da anni in un altro paese, la gente continua a chiamarlo immigrato. Il rischio è che alla lunga diventi un modo per indicare una presunta diversità. Per questo molti preferiscono usare per tutti la parola migrante. Indica uno stato transitorio ed è più difficile trasformarla in un'etichetta. Tra gli immigrati di cui parlava nel numero di cui parlava in ah scusate fatto tolto tra gli immigrati di cui si parlava in quel numero dell'Internazionale c'erano anche i profughi e i rifugiati. E anche qui di solito si usano i due termini, e invece i due termini sono diversi, perché in primi in genere sono in fuga da guerre, invasioni, rivolte o catastrofe naturali. I secondi invece sono perseguitati per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza a un determinato gruppo sociale, e dovrebbero godere della protezione legale, dell'assistenza e dei diritti sociali stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. Ancora, tornando al secondo termine, quello di rifugiati, il rifugiato lo diventa soltanto dopo i colloqui avuti con la prefettura, dopo averli superati, e questo avviene dopo molti mesi dalla sua permanenza in Italia, ad esempio, anche dopo 8, 9, 10 mesi. E quindi fino a quel momento si chiamano e sono dei richiedenti asilo. C'è un cambiamento però che va evidenziato, a mio avviso, insomma, e non solo a mio avviso, ed è questo, che con la nuova rotta dei Balcani, secondo Amnesty International dal 2010 il numero di persone fermate mentre passavano il confine tra la Serbia e Ungheria è cresciuto del 2500%. Cioè, passando da poco più di 2.000 persone a 60.600 persone. Bene, dicevo, con la nuova rotta dei Balcani, la questione dei migranti non riguarda più soltanto l'Italia o la Grecia, è diventata una questione che riguarda tutta l'Europa. E questo è un cambiamento decisivo nell'andare a analizzare questi problemi. In particolare l'esito dei migranti siriani, che ha fatto emergere uno spirito solidale in Europa e ha spinto la Germania ad assumere un intelligente ruolo guida. Anthony Giddens, il sociologo, ex rettore della London School of Economics, ha parlato per queste figure di un nuovo tipo di rifugiato, un nuovo tipo di migrante, lo ha definito il migrante globale. A proposito dei siriani ha detto infatti che hanno tutti il telefonino in tasca, hanno la conoscenza del mondo digitale, e ha indicato una serie di problemi che vorrei richiamare alla vostra attenzione, perché con questi dovremo fare i conti quando andremo a ragionare con i ragazzi. I rischi sono gravissimi. Scusate, è una Repubblica recente, del settembre, di mercoledì 9 settembre 2015. I rischi sono gravissimi perché le questioni dei migranti si mescolano in Europa ad altre crisi, come quella dell'euro e quella dell'Ucraina, e rischia di spaccare ulteriormente l'Unione Europea. Ma allora questa crisi sconvolgerà l'Europa, professore? Viviamo nell'era dei media 24 ore su 24, cosicché la crescente ondata di migrazione riceve una copertura mediatica costante, onnipresente.
e spesso in tono isterico, che viene poi adottato da qualche leader politico. Ma è sbagliato farsi prendere dall'isteria. E qua tornano i numeri, perché ecco, spesso si viene accusato, si dice che la sinistra o chi la pensa in questo modo utilizza un numero eccessivo di numeri per cercare di dar fondamento alle sue considerazioni. Nel caso dell'immigrazione, e non solo in questo naturalmente, un po' di storia quantitativa e di geografia quantitativa, di vecchia storia e geografia quantitativa, è invece fondamentale. Perché non a caso, poniamo mente a questi numeri. Poniamo che 600.000 migranti l'anno entrino per 5 anni nell'Unione Europea. Sarebbero in tutto lo 0,6% della popolazione dell'Unione Europea, che sfiora i 500 milioni. Allora basta fare una percentuale e si vede quanto irrilevante sia questo famoso timore di questa entrata. Basti pensare ai numeri che sono presenti nella Turchia, che non fa parte della UE. Io credo che allora anche questo tipo di esercizio con i ragazzi e con le ragazze vada fatto talvolta per smontare una serie di stereotipi, una serie di luoghi comuni che vengono loro da un discorso che è un discorso pubblico e non scientifico. Mentre il nostro dovere di insegnanti credo sia proprio quello di andare a ragionare su quelle che sono le caratteristiche della disciplina che insegniamo, in particolare della disciplina storica. Bisogna riconoscere che però nei media, dopo l'esodo siriano, dopo questa crisi di quest'estate, nei media l'attenzione si è fatta più alta adesso nell'uso dei termini, perché io credo, adesso i ragazzi non ci sono più, però credo che adesso sia ben chiara la differenza tra migrante economico e rifugiato e profugo. Perlomeno ho notato nella lettura dei quotidiani che l'attenzione è cresciuta di molto. Venendo poi a quello che è il tema, il cuore del nostro lavoro con i ragazzi a scuola, come già ricordava il collega prima, su tracce di questo tipo, che sono tracce calde, tracce sensibili, tracce del laboratorio del tempo presente, spesso qualche collega può dire ma perché dovrei, con le poche ore di storia che ho, affrontare una traccia come questa a scuola? Perché, e torniamo a uno dei punti che avevo indicato all'inizio, perché ragionare di migrazione significa ragionare sul lungo periodo. Antonio Brusa, in un altro volumetto che è indicato nella bibliografia e che potete richiedere se volete al nostro istituto, vi sarà inviato, nel senso che mandate una mail all'Istituto Storico di Alessandria, col vostro indirizzo ve lo spediamo, è questo, Didattica, Storia e Intercultura. Bene, in questo volumetto Antonio Brusa che cosa ha notato e che cosa sottolinea? Che ci sono come un parallelismo tra l'opinione pubblica, o meglio il discorso pubblico e il discorso didattico. Cioè che rispetto alla questione migratoria, in tutti e due i discorsi, a differenza che in quello scientifico, esista una sorta di sottovalutazione che trae origine, queste sono parole sue, dall'errore di considerare il fatto migratorio come un accidente spiacevole dei nostri tempi. Una valutazione corretta, invece, parte dalla constatazione che si tratta di un fatto strutturale. Al fondo del fenomeno migratorio ci sono delle rivoluzioni straordinarie che riguardano sia i territori che gli individui, e per i quali l'orizzonte di risoluzione dei propri problemi tende a coincidere col pianeta. La migrazione, l'abbiamo già detto, non può essere trattata come un incidente saltuario, ma è un elemento strutturale della faccenda umana sul pianeta Terra. Quando giunge una crisi alimentare, demografica, politica, ambientale, l'alternativa è sempre la stessa: morire o spostarsi. Basti pensare al mondo ellenico, all'impero romano. A ogni spostamento, poi, ai gruppi umani, si pone una vasta gamma di scelte, più soluzioni, che possono essere soluzioni pacifiche o conflittuali.
E anche qui il rimando va per esempio alle città doppie dell'antichità medio orientale, oppure alle città aperte del Medioevo europeo, oppure alle città del Novecento munite di ghetti, oppure al melting pot delle città americane del Novecento. Di volta in volta si individuano soluzioni. Quindi possiamo andare all'indietro nel tempo con questo studio sulle migrazioni, possiamo andare avanti e indietro e anche molto molto indietro nel tempo, a seconda di quelli che sono i nostri interessi, le nostre competenze. Certo è che poi dobbiamo intrecciarli con le caratteristiche dei nostri giorni, con gli elementi costitutivi della storia mondiale del Novecento che segnano ancora questo nostro inizio di terzo millennio. E allora la crescita demografica. Perché in 100 anni gli umani si sono moltiplicati per 7. La distribuzione ineguale delle ricchezze, e qui il rimando è al retaggio del colonialismo europeo e dell'imperialismo, la proliferazione delle nuove guerre e infine la debolezza politica delle organizzazioni internazionali. Questi elementi costitutivi del Novecento sono tutti elementi su cui dobbiamo ragionare per poter ragionare di migrazioni. Vi ringrazio.